Ciao a tutti, sono il diacono Walter Visini della parrocchia di San Marziale di Colle Valdelsa. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro gli disse: "Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?" E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, fratelli o sorelle, o padre o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna." Ecco, in questo brano di Vangelo c'è un'espressione che merita di essere chiarita e che ricorre abbastanza spesso nei Vangeli. Ed è quando Gesù, parlando di se stesso, si definisce come figlio dell'uomo. Questa espressione, che era molto chiara per un ebreo dei tempi di Gesù, oggi invece per noi è oscura e deve essere spiegata. Ecco, nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Daniele, noi troviamo scritto: "Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto." Gesù, definendo se stesso come figlio dell'uomo, dichiara contemporaneamente la propria umanità e la propria origine divina. In questo brano di Vangelo Gesù ci tranquillizza, ci dice: "Sei in buone mani, fidati di me che sono Dio fatto uomo." E Dio non può essere battuto in generosità. Non c'è nulla di quello che noi possiamo offrire al Signore che già in questa vita non ci sia ricambiato con un più, con un sovrappiù, con un centuplo, con un multiplo, con una vita che già da questa parte diventa una vita eterna, perché è una vita piena di significato, perché è una vita che vale la pena di essere vissuta. Una vita che ha una compagnia, una vita che è piena ed è eterna perché è piena della compagnia di Dio. Io resto con te. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.